Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 33 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Finalmente mi è tornato il cellulare! Oh, non ce la facevo più! Ho abbandonato il fantastico cellulare che mi avevano prestato e grazie, perché senza di quello probabilmente sarei un po' impazzita, ma finalmente ho in mano ancora il mio vecchio cellulare, sono contentissima. E niente, sono passati 2 mesi dall'intervento. Ecco che cosa è successo in questo periodo. Innanzitutto sto continuando la cura. Una pastiglia al giorno di tamoxifene e una puntura ogni 28 giorni di Decapeptyl. Il 10 di agosto dovrò fare la mia terza puntura. Ho notato che ci sono dei piccoli effetti collaterali, nel senso, ok, tante scalmane, tante, tantissime, in realtà davvero tante, che non mi danno fastidio perché sudo, mio Dio, la gente mi vede che suda, questa cosa ovviamente non l'avevo in testa prima, non ce l'ho in testa neanche adesso, però rischio di ammalarmi, nel senso che mi è venuto un mal di gola fortissimo quando ero una settimana in vacanza con mia mamma e Roberto, mio figlio. E poi ogni volta che entro in un centro commerciale o in qualsiasi negozio dove c'è l'aria condizionata, ovviamente a palla, mi ritrovo che poi esco che inizio ad avere un po' di fastidio alla gola e per fortuna al momento non sto sudando né nella parte della pancia né nella parte della schiena, altrimenti il problema sarebbe un po' più pesante. Altri effetti collaterali invece sono, a quanto dice mio marito, un po' di sbalzi di umore, e però io non me ne accorgo, cioè me ne sono accorta nei primi 15 giorni. E poi mi sembrava che fosse tutto a posto, invece evidentemente no. E vabbè, chiederemo poi a lui cosa ne pensa e quali sono gli sbalzi di umore più frequenti. E, poca attenzione, ecco, poca attenzione, non riesco ad avere l'attenzione alta come prima, però forse perché mi ci devo ancora abituare, perché mi sento sempre anche abbastanza stanca. E quando faccio la puntura di Decapeptyl, le 2 volte che l'ho fatta, mal di testa e un po' di, come se fosse il primo giorno di ciclo. Questo è più o meno quello che mi sta capitando. Per il resto sto andando abbastanza bene, sto continuando la mia dieta, anche se devo ammettere che nella settimana dove sono andata in vacanza non sono riuscita assolutamente, se non 1 o 2 giorni, a seguirla perché comunque la pasta integrale non ce l'hanno tutti, l'ho chiesta più di una volta, però tipo loro facevano le lasagne con la pasta integrale non le ho neanche chieste, insomma. E adesso a casa sono riuscita a riprendere un po' il ritmo del mangiare sano. La prima settimana che sono partita con la dieta ero scesa, invece adesso mi sono un po' stabilizzata, sono ritornata comunque a un peso normale, anche perché la mia dieta non è fatta per dimagrire, ma è fatta per mantenere il peso, proprio perché andando in menopausa si potrebbe rischiare di ingrassare, ma non è detto, però. Mi hanno consigliato che comunque anche una corretta alimentazione fa bene. Settimana prossima farò un video con Francesca, se vorrà farlo con me. Se ci siete, in teoria dovrei fare una diretta con Isabella. Abbiamo già fatto insieme una diretta Facebook, è andata molto bene e probabilmente ne faremo un'altra, lei direttamente dalla Georgia all'Italia. Seguite anche il suo blog, Mamma Made in Italy, molto carino, parla delle mamme expat che si adattano più o meno a tutto. Sono stata a fare un'altra espansione della protesi, mi hanno messo dentro altri 60 cc. Sono stata recentemente all'ospedale dove faccio tutti i controlli, ho incrociato il mio chirurgo plastico che mi ha visitato al volo perché avevo un po' di male proprio alla valvola dell'espansore e mi ha detto che lui non vuole più espandere, per lui va bene così, è giusto quello che abbiamo fatto, quindi ci teniamo i 320 e dal 30 di luglio sono in lista per fare l'operazione per la protesi definitiva. Anche questa è un'ottima notizia. Va bene, vi ho detto tutto, vi ho detto tanto, ma vi devo dire ancora tantissime cose. È un po' che non ci vediamo, eh? Vi saluto tutti, un bacione e forza!